A Vittorio Veneto, con l'intervento del presidente Gronchi, viene solennemente celebrato il 40° anniversario della vittoria. Particolarmente mistica la messa all'aperto. Sono presenti le bandiere dei reggimenti che presero parte all'immane conflitto e i gonfaloni dei comuni decorati al valor militare. Dopo la sacra funzione, il presidente del Consiglio Fanfani ricorda coloro che si immolarono per la patria. E ora sfilano i soldati di oggi, che idealmente si ricollegano a quelli che or sono 40 anni, in questi luoghi, seppero definitivamente infrangere l'orgogliosa sicurezza di un grande impero. Inverno precoce per le Alpi bavaresi. La neve ha già le sue insidie. Nella zona di Berchtesgaden, 11 persone sono rimaste bloccate nel palazzotto nel quale Hitler amava trascorrere dei periodi di riposo. Spazzaneve e pattuglie di soccorso si sono mosse per cercare di raggiungere le 11 persone isolate. Di fronte alle slavine nulla da fare. La salvezza poteva venire solo dal cielo. Un elicottero appartenente alle truppe statunitensi di stanza in Germania è riuscito a raggiungere l'edificio. D'ora innanzi inutile proporre gite in montagna agli 11 scampati. A Roma via libera per 50 fiammeggianti automobili appena uscite dalla catena di montaggio. Affrontano i primi 3.500 chilometri sulle strade che si snodano nell'Italia meridionale. Ma non si tratta di una gara sportiva. Le auto si sono messe in viaggio per andare a trovare a domicilio i loro fortunati proprietari. Fortunati perché le automobili non le hanno pagate nemmeno una lira. Infatti le 50 vetture costituiscono il ricco premio di un originale concorso su scala nazionale. Attraverso l'Abruzzo, Puglia e Lucania si arriva allo stretto di Messina. Si punta su Palermo, una delle ultime tappe. Dopo tanti chilometri, per i vincitori del concorso, nemmeno la noia del rodaggio. Vento teso di tramontana a Ciampino, il che non vale a smorzare i cordiali sorrisi di Amedeo Nazzari e del professor Bigi, sottosegretario agli esteri di San Marino. Quasi un viaggio diplomatico quello del nostro simpatico attore. Gli è stato infatti affidato da parte della Camera di Commercio Italo-Nipponica un messaggio per il nostro ambasciatore a Tokyo. I ghiacci eterni attendono. Infatti il Giappone verrà raggiunto seguendo la rotta del Polo Nord. Persino il Polo è ormai alla portata di qualsiasi viaggiatore. Il biblico flagello delle cavallette si è abbattuto sulle felici isole Canarie. Occorre meno di un minuto agli insaziabili insetti per divorare le foglie di un albero. Già incalcolabili i danni alle colture. I contadini si battono tenacemente, ma i loro rudimentali sistemi ben poco valgono di fronte alla disastrosa invasione. Migliori risultati si sono ottenuti con massicce irrorazioni di potenti insetticidi. La lotta viene condotta anche dall'alto. Milioni di cavallette sono state così uccise. Magra consolazione per i contadini delle Canarie. Il loro duro lavoro di un intero anno è stato distrutto. Quasi quotidianamente il postino di guardia Sanframondi, in quel di Benevento, reca pacchetti all'avvocato Pascasio Parente. Contengono farfalle. L'avvocato è un appassionato collezionista di questi lievi fiori volanti che scambia con altri cacciatori di farfalle di tutto il mondo. Una giapponesina, Mitsuko Kanbe, gli ha portato dal Giappone tante magnifiche farfalle. A guardia Sanframondi, dopo i primi giorni di curiosità, si sono abituati a Mitsuko, ai suoi policromi kimono e alle sue piccolissime scarpette. Mitsuko non è venuta sino in Italia solo per portare farfalle, ma anche, anzi soprattutto, per frequentare un corso di canto. Il suo sogno è di poter un giorno debuttare in un grande teatro nella Butterfly. I concittadini di Butterfly abbattono ogni anno 8 grandi tronchi nei boschi del Monte Sacro Kirigamine. In questa occasione decine di migliaia di persone dell'intera regione salgono sulla montagna. È una grande festa che affonda le sue radici nel mondo mitologico giapponese. L'abbattimento degli alberi è un'allegoria del declinare della buona stagione propizia all'agricoltura. I tronchi, tra canti e danze anch'essi rispondenti a un preciso rituale, vengono portati a valle. Verranno custoditi sino a primavera, quando verranno bruciati. Le fiamme riscalderanno il cielo e il sole, ripreso vigore, tornerà a fecondare i campi.